Un giorno del 1870, un anziano minatore, più morto che vivo, si trascinò sino ad uno sperduto ranch dell'Arizona. Portava con sé un segreto che rivelò in punto di morte. Un sacchetto di pepite in oro purissimo provenienti da una miniera dei Monti Maledetti. Disse che era stato torturato dagli indiani Apache. Un suo compagno era morto, ma lui era riuscito a trovare quella favolosa miniera che da anni tanti cercavano. Da decine di anni i cercatori si passavano parola di un vulcano spento con le pareti ricoperte di pepite, un luogo protetto dalle maledizioni indiane. Forse il posto era un cimitero Apache. L'oro ha sempre affascinato l'uomo, ha provocato in lui forti passioni. Gli antichi gli attribuivano proprietà magiche. Per molti popoli era il metallo degli dei, per altri era in grado di catturare l'energia del sole. Gli alchimisti cercavano di fabbricarlo in laboratorio, ma per le civiltà moderne l'oro è sinonimo di ricchezza e potere. Un'antica leggenda vuole che in mezzo a queste montagne sorgesse Cibola, il luogo delle sette città d'oro. Nel 1540 gli spagnoli organizzarono una spedizione per raggiungere questo mitico luogo nel sud della California, ma nessuno ritornò vivo. Probabilmente gli indiani custodirono molto bene i loro luoghi sacri. Ancora oggi c'è chi esplora incessantemente queste aride montagne. Si usa il metal detector per facilitare la ricerca. Ma il mitico filone d'oro trovato dal cercatore senza nome nel 1870 non è ancora stato trovato. L'oro fu trovato invece in California nel 1878. Di quell'epoca rimangono città fantasma, allora abitate da oltre 10.000 persone. Una volta esauriti i filoni auriferi, questi luoghi tornarono al silenzio e alla desolazione. Le montagne della maledizione conservano ancora intatto il loro segreto. Osservatori astronomici in tutto il mondo studiano instancabilmente il cielo. Rilevano dati e informazioni utilissimi a capire i meccanismi che reggono la vita dell'universo. Altri corpi celesti sono stati ripresi mentre attraversavano il nostro cielo. Tutte le tradizioni del mondo narrano di esseri divini che provengono dallo spazio. Molti popoli tramandano leggende di mitici visitatori delle stelle. È il caso degli indiani Hopi dell'Oest americano, che ancora oggi usano nelle loro danze sacre e nei loro rituali maschere ispirate ai loro antichi progenitori provenienti dal cielo. Zucche a forma di astronave, bambole rappresentanti spiriti che insegnarono agli antenati l'uso del fuoco, la ritualità del lavoro agricolo, i misteri della magia. Su questa tavoletta di osso sono incisi segni misteriosi, forse un alfabeto sconosciuto, ma è comunque strano che sia rappresentato quello che forse è un elefante, animale che non è mai vissuto in America. Il racconto di visite dallo spazio non è affidato solo alla tradizione orale. Per secoli gli indiani Hopi hanno inciso sulle rocce sacre rappresentazioni che appaiono misteriose. Forse questi sono antichi ricordi di astronavi e di esseri con tute spaziali. Incisioni molto simili sono state ritrovate nel Sahara algerino e nelle montagne sacre agli aborigeni australiani. Forse nell'antichità è esistito un contatto con una civiltà più progredita e nelle tradizioni religiose di tutto il mondo si conserva il ricordo di quegli eventi lontani.
Ma di tutte le incisioni dell'arte Hopi, nessuna è più inspiegabile di queste. La scienza moderna può dare una spiegazione a queste linee misteriose? Forse sono elementi scientifici. Potrebbero essere tratte da un libro di testo scientifico. Rappresentano onde fini, rappresentano onde finali, onde quadre. Mostrano circuiti elettromagnetici, circuiti elettrici. Insomma, rappresentano quasi tutto ciò che possiamo immaginare in un moderno laboratorio di elettricità ed elettromagnetismo. Le leggende Hopi collegano l'arrivo di una nave celeste con l'inizio della loro cultura. Una scoperta ancora più sensazionale è stata effettuata recentemente tra le montagne sacre del territorio Hopi. Un gruppo di ricercatori esplorava da giorni una delle zone desertiche più inospitali della California del Sud. Per caso ritrovarono ciò che appariva una pietra non comune in quei luoghi desolati. La vera sorpresa sopraggiunse quando l'analizzarono in laboratorio. Si trovarono di fronte a una scoperta inspiegabile, unica. Sezionata la pietra, trovarono che l'interno era costituito da un materiale simile alla ceramica, qualcosa che assomigliava ad un isolante elettrico. Un geologo esaminò la pietra. Era incredibile, ma poteva essere datata a 500.000 anni fa. Sono stati resi noti i risultati degli esami e raggi X. Sono stupefacenti. L'oggetto sembra un manufatto, sembra addirittura contenere un circuito elettrico. La sua esistenza rimane un mistero insoluto, poiché ormai sappiamo che a quell'epoca l'uomo sapeva appena accendere il fuoco. Ovviamente non si è persa l'occasione per parlare di extraterrestri. Non conosciamo il volto di chi edificò le piramidi, ma qui possiamo vedere a lavoro coloro che stanno costruendo i grattacieli, la sfida del moderno uomo costruttore alla legge di gravità. Gli indiani Mohawk, appartenenti alla nazione irochese, da oltre un secolo lavorano alla crescita edilizia di New York. A squadre di 8 uomini creano lo scheletro dei grattacieli. Il loro compito è difficile e pericoloso. Incuranti del senso di vertigine, i Mohawk sono specializzati in lavori difficili che altri operai si rifiutano di fare. I Mohawk diventano indispensabili quando l'edificio va ultimato in fretta. Questo cimitero si trova nel territorio irochese, in Canada. Vi sono sepolti i carpentieri Mohawk caduti sul lavoro, come le vittime del crollo del ponte Quebec nel 1907. Gli indiani Mohawk hanno versato un contributo di sangue e di lavoro nel costruire la nazione americana. Questo tipo di acrobazie non ha nulla da invidiare al coraggio dei rocciatori sportivi e dei campioni di arrampicata libera. Ma lo sprezzo del pericolo, la mancanza di paura, tiene legata a questa comunità indiana come poche altre. Appartieni ai Mohawk non solo se parli la lingua Mohawk, ma soprattutto se fai un lavoro da Mohawk, un lavoro che altri non sanno fare. Il branco si addentra in un canale dove passano i salmoni. Secondo alcune testimonianze, le orche possono stordire i salmoni con potenti emissioni sonore, ma questo fenomeno non è mai stato filmato. Per comunicare, le orche utilizzano un insieme di suoni comuni a tutta la specie. Oltre a questo, ogni branco possiede un dialetto particolare e unico.
È la sola specie animale che abbia sviluppato un sistema di comunicazione dialettale. Mentre le osserviamo, le orche scendono a sfregarsi contro i ciottoli che rivestono il fondale. Forse lo fanno per liberarsi da alghe o da scorie di pelle morta, ma non si sa con certezza. Potrebbe essere semplicemente un'attività piacevole. All'improvviso sentiamo vere e proprie scariche sonore. Un salmone galleggia alla deriva, sembra paralizzato. Nell'acqua che ci circonda si aggira un terribile arsenale da guerra. Queste creature hanno il potere di abbattere le loro prede emettendo suoni, dopodiché non devono fare altro che andare a recuperare il loro pasto. Forse gli indigeni avevano ragione a definire le orche regine del mare. Presso le tribù del nord-ovest è sempre vivo il rispetto per le orche e per la natura nel suo complesso. La vita attuale di queste tribù è un insieme di passato e presente. Nel villaggio Tlingit di Angoon in Alaska, Louis Preslin chiede a Daniel Johnson cosa pensi delle forti interferenze del mondo esterno. Modern features such as telephone. Che cosa pensa dei prodotti della civiltà industriale come il telefono, gli aerei, la televisione? Essi hanno influito enormemente sui costumi di vita tradizionali. Per esempio, nella bella stagione, durante i raduni di pesca, i Tlingit accumulavano anche provviste per l'inverno, patate, carote, rape. Oggi la gente trova che sia più comodo rifornirsi nei negozi. Come dimostra questa antenna parabolica, la tecnologia ha invaso il paese dei totem. Eppure le tribù continuano a mantenere in vita le antiche tradizioni, sforzandosi di trasmettere alle nuove generazioni la cultura dei loro avi. Le loro opere d'arte, spesso scolpite nel cedro, celebrano le creature del mare e della foresta. I più anziani ricordano ancora i raduni di pesca e le fastose cerimonie chiamate potlatch. Conoscono la storia degli ornamenti e delle armi dei clan. Proprio come nei blasoni europei, vi si riconoscono gli animali simbolici del lignaggio: salmone, orso, castoro, aquila. Questo copricapo si ispira allo squalo e questo all'orca. Per gli indigeni il salmone era l'alimento fondamentale e il cedro il materiale indispensabile. Da un solo grande tronco un artigiano ricavava una canoa che poteva trasportare 50 uomini. In canoe di cedro i cacciatori si spingevano in mare aperto e nei totem di cedro venivano sepolti i nobili. A Nistins, villaggio abbandonato delle isole della regina Carlotta, Gary Edenshaw, discendente degli Aida, mostra a Sumian un cimitero di totem di cedro. I grandi alberi che sono stati per 10.000 anni elementi vitali per le culture indigene sono ora in pericolo, minacciati dalla cultura della motosega. In alcune regioni costiere sopravvivono pochi grandi cedri. Alcuni di questi alberi erano millenari. Sumian è alto quasi 2 metri, eppure davanti ai ceppi sembra un nano. Il legno di cedro possiede qualità che lo rendono molto ricercato presso gli indigeni e anche presso i commercianti di legna.
È tenero, leggero, si taglia facilmente, ma allo stesso tempo è solido e resistente alle intemperie. All'inizio del secolo le risorse forestali dell'est del continente cominciarono a esaurirsi. Ci fu quindi una corsa al legno lungo la costa nord-occidentale. La foresta vergine fu distrutta, si credeva che si sarebbe rigenerata in breve tempo. Ma la ricrescita non avviene tanto rapidamente quanto previsto. Così la foresta vergine e la vita animale che questa ospita continuano a impoverirsi. Per i difensori dell'ambiente, gli abbattimenti distruggono una ricchezza naturale insostituibile. Ma agli occhi dei commercianti di legna, come John McLaughlin, il taglio degli alberi crea posti di lavoro, fornisce legna per costruire edifici e mobili e cellulosa per produrre carta. Si innalzano nuovi totem. Gli alberi degli avi retrocedono. L'equipe dell'Alcione osserva le interminabili zattere di legname seguire la corrente. Vedendo le loro foreste sull'orlo della distruzione totale, alcune tribù hanno deciso di passare all'azione. Nel 1981 gli Aida hanno intentato una causa per rientrare in possesso di territori sui quali la foresta doveva essere abbattuta, territori che i loro antenati non avevano ceduto mai. Mentre il governo affrontava la questione dei diritti di proprietà, gli insediamenti dei taglialegna non sono stati rimossi e gli abbattimenti sono proseguiti. Durante un'esplorazione sulle isole della Regina Carlotta, Jean-Michel visita la zona oggetto della disputa, nel sud dell'isola Moresby. Viene accolto da Carrie McGorlick. Il taglialegna McLaughlin spiega che la sua gente vive sull'isola da 11 anni. È una piccola comunità familiare, c'è anche una scuola. Secondo Richardson, la generazione attuale della sua gente ha una responsabilità, perpetuare una cultura che appartiene a questo luogo da oltre 10.000 anni. È l'esistenza stessa della loro identità culturale a essere minacciata. McLaughlin sottolinea che nella regione c'è posto per tutti. Per l'industria, per il turismo e per chiunque voglia risalire la costa occidentale e scoprire una natura intatta e magnifica. Gli Aida invece pensano che non sia affatto giusto abbattere gli alberi in queste regioni. Per Collinson le isole della Regina Carlotta sono un territorio Aida. Da anni questa tribù è stata privata delle sue terre e chiede di riaverne solo una parte. Le rivendicazioni territoriali delle popolazioni indigene non hanno mai ricevuto risposta e il governo della Columbia Britannica ritiene responsabile della questione il governo canadese. Per il momento non c'è alcun accordo. Ma è assurdo aspettare 10 anni perché il problema venga risolto. Nel 1985, temendo che gli alberi venissero abbattuti prima che si ottenessero gli esiti della causa intentata, gli Aida bloccarono la strada utilizzata dall'impresa di sfruttamento forestale di Frank Bevan. Nonostante gli inviti a sospendere il blocco, gli Aida rivendicano i loro diritti su questo territorio. In breve tempo, la battaglia si allarga.
I taglialegna si rivolgono alle forze dell'ordine perché le loro attività sono state interrotte. Le forze dell'ordine, munite di un mandato del tribunale, impongono agli Aida una scelta limitata: battere in ritirata o venire arrestati. Gli Aida resistono perché hanno ricevuto rinforzi e per di più hanno l'appoggio di un membro del Parlamento provinciale. Ma finiscono per cedere il terreno per evitare qualsiasi forma di violenza. Il dramma è che gli Aida non possono sopravvivere in una terra di ceppi. Ma anche i taglialegna hanno una cultura radicata nella foresta. Nelle loro gare sportive mimano le competenze proprie al loro mestiere. Questi uomini vedono la propria sopravvivenza minacciata dalle rivendicazioni territoriali tradizionali. Venuti su quest'isola per trovare lavoro e farsi una famiglia, i taglialegna si impegnano con energia nella loro attività. L'abisso che separa due culture basate sulla foresta rischia di sfociare in un conflitto di interessi. Gli Aida non rinunciano alla loro lotta e tentano di spingere il governo provinciale e quello federale a soddisfare le loro rivendicazioni e a interrompere gli abbattimenti. Alla fine vengono arrestati 72 Aida. Sui loro indumenti portano il simbolo del clan di appartenenza: corvo, orso, aquila, tutti animali che sparirebbero se la foresta venisse distrutta. Quando l'alcione si appresta a lasciare la Columbia Britannica, le rivendicazioni degli Aida non hanno ancora ricevuto risposta. La deforestazione continua. Per seguire lo sviluppo degli avvenimenti, Jean-Michel e alcuni compagni restano sul posto. L'alcione invece fa rotta verso nord per raggiungere l'Artico prima che inizi l'inverno. Più a sud, a Vancouver, anche un gruppo di Aida prende il mare. Gli uomini navigheranno a bordo di una canoa di cedro battezzata Lutas, il mangiatore di onde. Cercheranno di ridare vita alla loro causa remando fino alle isole della Regina Carlotta. Un viaggio di 500 miglia. Proprio mentre la canoa degli Aida si allontana dalla riva e l'alcione si prepara a partire per studiare gli orsi polari del mare di Bering, a Jean-Michel viene comunicato che nelle acque della regione sono state finalmente avvistate le balene grigie. Jean-Michel organizza un viaggio verso il nord per Deborah e Mark Ferrari. I due studiosi lo raggiungeranno a bordo di un'imbarcazione noleggiata. I Ferrari aspettavano da molto tempo una simile occasione per osservare al nord le balene studiate alle Hawaii. Così, fra le isole del sud-est dell'Alaska, ritroviamo due amici che hanno dedicato la loro vita allo studio di una specie animale. Se la balena grigia è sempre in pericolo, non è lo stesso per i grandi alberi degli Aida sulle isole della Regina Carlotta. Poco dopo la partenza dell'alcione, la Columbia Britannica e il Canada hanno deciso di fare di questa regione un parco nazionale. Qui il taglio degli alberi è stato vietato per sempre. Le rivendicazioni territoriali degli Aida non sono state ancora seguite da una regolamentazione, ma l'istituzione del parco per gli indigeni è una vittoria. I loro alberi sacri sopravviveranno. Per gli Aida la gioia è stata ancora più grande quando, contemporaneamente all'annuncio della fine della deforestazione, è arrivata l'UTAS. Per la prima volta dopo un secolo, il popolo Aida, il governo del Canada e quello della Columbia Britannica si sono accordati per garantire che una vasta porzione del territorio Aida venga protetta.
Per un popolo i cui antenati sono stati decimati dalle malattie portate dagli invasori e i cui salmoni e cedri sono stati esportati in altri paesi, il ritorno di una semplice canoa e la salvaguardia di una foresta diventano l'emblema della resurrezione del mondo. Da sempre il fiume, fonte di vita, con la forza delle sue acque ha modellato le rive per mutare il proprio corso. Serpeggiando verso la costa, le acque trasportano il limo, che genererà nuove terre al suo incontro con il mare lontano. Gli uomini sono intervenuti in questo processo e oggi si sforzano di piegare il fiume ai propri desideri e di metterlo al proprio servizio. Ma dalle acque impetuose del fiume dipendono molte esistenze. Il fiume unisce la sorte dell'uomo a quella degli insetti, gli uccelli, i mammiferi, i pesci. Il fiume non appartiene a nessuno. Un contratto eternamente rinnovabile lo lega a una moltitudine di specie. Gli uomini hanno modificato il fiume, ma anche il fiume ha influenzato gli uomini. È tutto parte di questa grande avventura che sembra essere cominciata soltanto ieri. Il Mississippi non solo attraversa un continente, ma ha impregnato la storia e la leggenda americana. Questo fiume non è soltanto parte del territorio degli Stati Uniti, ma anche del loro patrimonio culturale. Il padre delle acque è l'antenato di ogni americano. Per effettuare un'immersione invernale, una squadra della Calypso guidata da Jean-Michel Cousteau taglia con la sega uno strato di ghiaccio spesso mezzo metro. Durante l'ultima glaciazione, non più di 9.000 anni fa, il ghiaccio si innalzava a 3.000 metri. Sciogliendosi, questa calotta ha dato vita al mare del Nord e a numerosi laghi, tra cui il lago Itasca. Qui, l'acqua che dona la vita a un intero continente sembra deserta. Jean-Michel e i suoi compagni penetrano in un mondo acquatico i cui abitanti sono nascosti o addormentati. Sub trovano soltanto un piccolo gambero intorpidito, contento probabilmente di non essere stato scovato da un predatore più spietato. Per breve tempo imprigionata sotto la lastra di ghiaccio, l'equipe trova infine una facile via d'uscita attraverso lo strato molto più sottile in fondo al lago, là dove nasce il fiume. C'è qua, vedi lì. Vedi se si infila? Gli uomini passano a guado. Poi scendono il ruscello poco profondo che costituisce in realtà il corso superiore del grandioso Mississippi. Solo i meandri del suo corso lo fanno vagamente assomigliare al maestoso fiume che trasporterà fino al Golfo del Messico le acque di quasi metà del continente. 3.700 chilometri più a sud, New Orleans, vicino alla foce del fiume. L'atmosfera e l'ambiente sono più caldi. Qui al famoso Preservation Hall risuona ancora il jazz nato nei bar e nei quartieri più animati della città. Questa musica nostalgica, a volte lancinante, i neri e i creoli hanno espresso la loro identità e hanno fatto sentire la loro voce lungo il fiume e di lì in tutto il mondo.
L'orchestra fa un concerto per augurare buona fortuna all'equipaggio della Calypso, che intraprende un lungo viaggio sul fiume. Ma il Mississippi è molto cambiato dal tempo in cui i primi suonatori neri andavano da un locale all'altro lungo tutto il fiume al ritmo del ragtime e del blues. Oggi il Mississippi è quasi totalmente domato per servire i bisogni della società d'oggi. Sono state erette grandi dighe contro le inondazioni. Il letto del fiume è stato scavato per permettere ai convogli di chiatte di trasportare ogni anno 500 milioni di tonnellate di merci. When I look at Ecosound or Ecomic, the places where there is very little water are rare. Il fiume è profondo, ma spesso il passaggio è ostruito da banchi di sabbia. Perché, come Ed mi spiega, i 300 chilometri di fiume non vengono mai dragati sistematicamente. Così, i banchi di sabbia si spostano in continuazione, trasportati da 3.000 chilometri di fiume. Il fiume non si sottomette facilmente ai progetti e alle intenzioni dell'uomo. Incaricato a partire dall'indipendenza degli Stati Uniti della gestione delle acque fluviali, il genio militare delle forze armate degli Stati Uniti è dovuto passare attraverso molti tentativi e molti errori. Oggi queste grandi draghe scavano il fondale e ne gettano i sedimenti verso le rive. Decisi a fare del grande fiume sinuoso una via navigabile sicura, i genieri non hanno mai smesso di consolidare gli argini e ridurre la larghezza del letto, sperando che l'accelerazione della corrente avrebbe contribuito a scavare il canale. Ma la battaglia non è mai vinta. Grazie al lavoro delle draghe, il fiume viene solcato da enormi convogli di chiatte, a volte una quarantina, attaccate l'una all'altra. Persino le petroliere possono risalire la corrente fino a Baton Rouge, a 400 chilometri dalla foce. Sebbene le rive siano disseminate di fabbriche, la Calypso, mentre risale la corrente, scopre qua e là le tracce del passato. Il passato non vive unicamente nella nostra fantasia. Succede anche che gli uomini di oggi, per riscoprirlo meglio, gli ridiano momentaneamente una realtà. Così i fratelli Reid e Ken Lewis di Chicago hanno armato una piccola flotta di canoe per rivivere l'avventura del Cavalier de la Salle, che tre secoli fa discese il Mississippi fino al Golfo del Messico e rivendicò per la Francia, con il nome di Louisiana, tutte le terre bagnate dal fiume. A Cauquia, vicino a St. Louis e a Emerald Mount, il comandante Cousteau ritrova i luoghi di una cultura indiana primitiva che fiorì fino al 1400 dell'era cristiana, una civiltà che competeva con quella Maya, Inca e Azteca. Le enormi cittadelle occupavano oltre 5 ettari. La classe eletta vi risiedeva, guardando dall'alto il resto della popolazione. Come altri prima e dopo di loro, i sacerdoti volevano impadronirsi della potenza del Dio Sole e a volte si credevano essi stessi degli dei. Qui vicino le acque del Mississippi scorrono ancora, ma questi popoli sono scomparsi.
La maggior parte degli indiani non si consideravano dei, ma modeste creature in adorazione davanti alla vasta e incomprensibile opera della natura. Oggi a East Lake, vicino alla fonte del fiume nel nord del Minnesota, i Chippewa raccolgono il riso selvatico come innumerevoli generazioni l'hanno fatto prima di loro. Raccolto con rispetto, secondo riti antichi, il riso è fonte di grande beneficio. Gli indiani inclinano i fusti del riso verso la loro canoa con un bastone e fanno cadere i chicchi. Riempiono facilmente la loro imbarcazione in una giornata. Poco lontano da qui, sul lago Itasca, il Chippewa Earl Knight Holm spiega brevemente a Dominique Sumian come l'indiano concepisce il mondo e il posto che l'uomo vi occupa. Gli spiriti sono ovunque, nell'acqua, nella terra, le rocce, gli alberi, tutte le cose sono sacre. L'acqua del Mississippi è sacra. Gli indiani di questa zona sapevano fin dove arrivava il fiume, fino all'oceano. Il racconto continua nella loro lingua, il Chippewa. We'll be right back.